Gentilissime amiche, gentilissimi amici, di nuovo il più cordiale ben interconnessi da parte di Roberto De Angelis. C'è il sole oggi, venerdì 6, c'è un sole che spacca le pietre, un caldo che è a dir poco estivo, probabilmente sarà l'ultima fiammata perché poi dovremmo avere il freddo, almeno meteorologicamente parlando si dovrebbe sistemare tutto perché umanamente, insomma, poi ne parleremo nella seconda parte. Nella prima la dedichiamo subito alla Roma, questa è la Roma con l'amico di sempre Massimo Penso. Massimo, buon pomeriggio. Ciao Roberto, buon pomeriggio a te e a tutti i radio web ascoltatori. Come ciao. Stai Massimo innanzitutto? Bene Roberto, bene, dai. Tutto dai, a posto. Diciamo bene. Allora, allora, in attesa di Genoa-Roma abbiamo avuto questo Roma-Cluj che qualcuno temeva, forse più del dovuto, forse no, non lo so sinceramente, ma praticamente alla fine è stato più facile del previsto con le seconde linee, anche se c'erano Mkhitaryan e Pedro, e questo signor Majoral ha dimostrato insomma di saperci fare. Poi i soliti sciacalli, scusa se mi permetto questo termine, allora battiamo il Benevento è scarsissimo, battiamo il Cluj, ma il Cluj stava a pezzi, possibile che non si riconoscano mai i meriti della Roma, ma questo lo vediamo in secondo momento. Partiamo dalla partita di ieri sera, prego Massimo. Beh, la partita di ieri sera ha dimostrato che quello, insomma, la teoria che io sostenevo quando abbiamo assistito a due brutte partite, sia con Young Boys parzialmente riqualificata come partita appena sono entrati cinque giocatori della prima squadra, tant'è che poi hai vinto la partita, mentre con CSK di Sofia hai fatto veramente una delle partite più brutte della Roma negli ultimi anni. Però la mia tesi, la mia teoria era che non si possono mettere nove giocatori in una squadra e poi pensare che possono d'incanto trovare amalgama, gioco, schemi e tutti. Devono avere innanzitutto devono essere messi in maniera di poter giocare in una squadra amalgamata, no? Quindi questo è complicato quando tu ne metti nove che non si conoscono tra di loro. Poi tra i nove ce ne può essere qualcuno che magari non è un ottimo giocatore, ma ce ne sta qualcuno che potenzialmente è bravo, e questa tesi è stata suffragata dalla partita con Cluj, perché adesso si fa presto a dire che sono la squadra più scarsa del girone, quando io invece so che era considerata la squadra dopo la Roma più forte del girone. Quindi non ci scordiamo che questi lo scorso anno hanno eliminato la Lazio anche a casa, mi pare che hanno vinto la casa della Lazio. I pronostici davano Roma vincitrice del girone e il Cluj secondo, quindi esatto, non è una esatto, squadra così scarsa come ci vogliono far credere su certi giornali oggi, certi pennaioli e certi signori che parlano dietro un microfono in modulazione di frequenza. Prego Massimo. Ma sai lì dove cominciano i meriti e i demeriti dell'altro, finiscono dell'altro, è sempre un esercizio difficile da poter riscontrare, perché insomma questi sono sembrati al cospetto di una Roma pimpante, di una Roma che ha giocato bene, e sono dimostrati una squadra scarsa. Però per ritornare al discorso che facevo dei giocatori che non erano in grado di poter giocare con la Roma dopo la partita CSK, è stato dimostrato che è bastato mettere tre o quattro giocatori titolari della prima squadra, perché tu hai giocato con Veretout, hai giocato con Pellegrini, hai giocato con Mkhitaryan, e quindi già la squadra non era più proprio, diciamo, di nove sostituti, e messi in condizioni di poter a giocare una squadra che non parte di giocatori si conoscevano. Hanno giocato bene tutti, poi c'era Spinazzola, quindi non mi pare che c'erano proprio tutte queste sostituzioni, non ha fatto 8 o 9 sostituzioni. Stavolta no, stesso, è vero. No, c'erano giocatori, c'era aiutami per tu, Pellegrini, Mkhitaryan, c'era Spinazzola e poi c'era un Bulla che è un titolare che sta in vero mondo e si può considerare un titolare. E Paolo Lopez è stato il portiere titolare lo scorso anno e mi sembra in netta ripresa, a proposito di questo l'ho visto molto più tranquillo e molto più sicuro. È un Paolo Lopez che esce dalla linea di porta per entrare nell'area del portiere e l'ha fatto da protagonista diverse volte ieri sera. Ecco, quindi è tempo di riacquistare fiducia e serenità a questo portiere, perché non credo, Mirante è un ottimo portiere ma non credo che sia inferiore a Mirante. Questa è la mia opinione, però vedremo.
Come io puntavo su caso dicendo che se gli passano i dolori e ogni tanto sta male, eccetera, caso può essere un giocatore importante per questa Roma. Però, sai, io poi mi sbaglio, ero fissato anche lo Schick, e purtroppo per colpa sua e per colpa di allenatori che non sono stati in grado di valorizzarlo, Schick è dovuto andare via. Tornando alla Roma, ripeto, queste riserve hanno dimostrato che qualcuno può giocare benissimo in prima squadra e secondo me se giocasse titolare nella squadra titolare farebbe anche meglio. Cioè un Villar, secondo me, non sarebbe peggio di Cristante, questo che voglio dire, no? Ecco, Massimo, in questo momento, scusa se ti interrompo, ci arrivano i saluti dalla redazione e dallo staff di Radio in Palermo 102, che noi rimandiamo il segnale audio video su Facebook. Un saluto a Massimo Penso da tutto lo staff e da tutta Palermo, che non è giallorossa, chiaramente, mi dicono di dirti, però come commenti la Roma ti vorrebbero come commentatore pure per il Palermo Calcio, guarda un po'. Ma io intanto estendo i saluti alla città di Palermo tutta e alla Sicilia tutta, perché è una regione che ho nel cuore, anche perché io ho una nora che è di Catania, anche se con Palermo c'entra poco, però comunque è di Catania. Io ho avuto la fortuna e il piacere di girarla per intero, la Catania, la Sicilia, e è un terra che mi piace pochissimo, è ospitale perché si mangia bene, perché si spende giusto, non poco, ma giusto rispetto ad altre regioni, e poi ha dei posti meravigliosi perché la Sicilia ha sia la storia, la cultura che il mare, un mare meraviglioso che non è niente a che invidiare ad altri mari, anche alla Sardegna, guarda, quindi dei posti diciamo quasi tutti uguali, di mare bellissimo, ma la Sicilia non scherza dal punto di vista, perché andare in posti come la riserva dello Zinnero, come sì, tantissimi posti, è vero. Massimo, l'ho girata tutta la Sicilia, io la costa siciliana l'ho fatta tutta. Eh sì, quindi, ma anche la costa messinese delle Toianni non ha nulla da invidiare a nessuno. Esatto, la costa messinese, ma Messina c'è un mare bellissimo. È vero, ci dobbiamo fermare. Siracusa, Ortigia, quindi Massimo, con la geografia siciliana però mi dicono che ci dobbiamo fermare in questo istante. Perfetto, scusa, mi faccio trascinare. Guarda, che mentre tu parli tante volte, perché non si vede, siamo solo via audio, io prendo appunto su quello che dici. Quando ti sento trasformato, poi già sto ideando in mente uno speciale sulle bellezze della Sicilia, che magari faremo di una decina di minuti, dove parliamo della Sicilia io e te tranquillamente, comunque. Magari. Allora, io ricordo sempre Radio in Palermo 102 a Palermo 102 MHz, ma si sente anche in streaming. Poi per chi la vuole sentire e vedere, oltre la loro pagina Facebook Radio in, c'è la pagina Facebook Roberto De Angelis RDA Radio e c'è la pagina Facebook Fra Calcio e Realtà de Original. Ancora Luisa mi dice: so che Massimo Penso ha un bellissimo gruppo su Facebook, ma non riesco a inserirmi dentro, come devo fare? E rigiro la domanda a Massimo Penso subito. Luisa, o chiedi l'amicizia a Massimo Penso o a Roberto De Angelis. Una volta che sei amica di uno dei due puoi essere invitata nel gruppo, se no non hai possibilità di vederlo, perché è un gruppo privato dove non mi piace avere tutti i tifosi, specialmente quelli che criticano a prescindere. Prego, Massimo. È una sua idea, è una sua filosofia, che è quella di fare Roma sempre e solo Roma. E quindi quelli che vengono per criticare, per offendere, per insultare, non sono ben accetti. Ed ecco perché è un gruppo privato, è un gruppo dove, diciamo, mi posso permettere di dire un gruppo di elite di tifosi della Roma, nel senso che sono tutti tifosi che amano la Roma. Chi sbarra e va via immediatamente, per cui non lo puoi chiamare perché è privato, non ho interesse a fare numeri, abbiamo 5.000, 100.000 tifosi che fanno parte del gruppo e poi commentano in sette. Quindi non ha nessun senso. E soprattutto secondo me bisogna stare attenti a quei gruppi che si organizzano, a quelle 3-4 persone che si organizzano, parte uno magari a criticarti, se tu entri in contraddittorio gli altri tre ti cominciano ad attaccare e tu sei attaccato da quattro parti. Non è che quattro parti mettono paura, però si capisce lontano meglio che la cosa è programmata e preordinata, è così. Ma per carità, non va bene, non va bene.
geloso ed invidioso di altri gruppi che hanno 40.000, perché sono sicuro che il nostro, sotto certi punti di vista, è un gruppo migliore da questo punto di vista. È un gruppo che discute con il contraddittorio, ma tutti innamorati della Roma. Innamorati e soprattutto ci si rispetta uno con l'altro, perché questo è sacrosanto e inviolabile. Esatto, quelli che hanno provato ad andare fuori del seminario hanno fatto una brutta fine da quel punto di vista, sono spariti dal gruppo, insomma. È vero. Allora, per quanto ci riguarda, ti mando i saluti, io porgo il messaggio, Massimo, ti mando i saluti Stefano Mazzoni, cambio sempre il cognome io. No, Mazzoni, avevi detto bene. Mazzoni, allora ho cambiato dopo. E comunque Stefano ti manda i saluti. Ok. Io lo saluto cordialmente, perché Stefano è un bravissimo ragazzo, un grandissimo tifoso della Roma. E a volte però si hanno delle piccole divergenze che anche tra fratelli si hanno, per cui ma questo non vuol dire che io non lo stimi come una grandissima persona e come un grandissimo tifoso della anche Roma. Perché mi stava dicendo nell'appuntamento dell'altra settimana che avete in comune anche Pitigliano, se non vado errato, Sì, esattamente, io mia moglie è di Pitigliano, lui credo un familiare, non mi ricordo della sua famiglia di Pitigliano. Ok, allora, salutato Stefano Mazzoli, riandiamo avanti. Allora, adesso, come l'altra volta stavamo ragionando che non erano tutte spine né negatività, adesso non ci dobbiamo crogiolare negli allori. Abbiamo battuto con una bella cinquina questo Cluj e va bene così. Però Genoa-Roma sarà un'altra partita, quindi sarà un'altra storia, un'altra musica. Sicuramente è un'altra partita, perché Genova ha anche perso un pochino, ma questo non significa niente. Quando la squadra è debole, è debole. Cioè, non è che perché ha perso domenica o ha perso mercoledì nel recupero debba per forza vincere con la Roma. La Roma sta giocando, piano piano sta acquisendo una sua personalità, un suo modo di giocare, i giocatori sembra che siano compatti, uniti. Poi il calcio si sta abbassando episodi per perdere una partita, abbassa una giornata storta ed è tutto questo. Ma la Roma in questo momento è un avversario difficile da affrontare per tutti quanti. L'ha visto lo stesso Milan, che ne dicono i giornalisti, diciamo, di parte, che la Roma ha vinto grazie ad una papera del loro portiere e ad un rigore inventato. Devo dire che anche per loro che è stato un rigore inventato e che anche noi abbiamo fatto una papera sul primo gol, no? Non ha preso gol, ha preso solo un gol fino a Paradona, il Milan ha preso tre con la Roma. Quindi il calcio è bello per questo, non si fanno i pronostici con le figurine. Per carità, ma questo Genoa quanto... Esatto, quindi il Genoa è una partita difficile, come tutte le partite lo sono difficili, tu lo sai come la penso. Io non ho mai parlato di partite facili con nessuna squadra, perché il calcio è uno sport che, se tu lo affronti con la giusta concentrazione, determinazione, voglia di vincere e di giocare, allora puoi far valere la tua superiorità. Ma se tu entri in campo molle, oppure giochi mezzo tempo, oppure giochi tre quarti di tempo, eccetera, è chiaro che poi rischi di perdere. La Roma sembra che nelle ultime partite abbia cominciato a giocare quasi per 90 minuti agli stessi ritmi, e questo è segno di concentrazione, di crescita fisica e segno anche di serietà professionale da parte di mister Fonseca, che non sarà un allenatore eccezionale ma neanche un allenatore così scarso e mediocre come ce l'avevano dipinto in passato, no? No, assolutamente. Guarda, io sono stato uno che ha criticato aspramente e duramente Fonseca dopo la partita con il Verona. L'ho criticato perché è venuta fuori la mia indole di tifoso romanista, che è becero, di quando avevo 20 anni. Purtroppo non sono riuscito a trattenermi, però dopo, a mente fredda, ho capito di aver sbagliato nelle critiche, perché io l'ho criticato aspramente prima di tutto per la gestione di Dzeko. Se Dzeko gli avesse detto veramente che non voleva giocare, lo doveva sbattere in tribuna a freddo e andare su tribuna. Se invece c'era un'imposizione di qualcun altro, lui avrebbe dovuto comunque farlo giocare a Dzeko, perché non si può rinunciare a un giocatore come lui, e lo dovevi esporre alla critica dei tifosi se non si impegnava. È vero, no. Concordo al 100% con te. Poi Verona-Roma è stata la partita, perché... è stata la partita del mistero, purtroppo, va bene così. Ecco, e poi l'ho criticato aspramente perché ha fatto il primo cambio al 70° per un infortunio.
e stava con le braccia conserte, vedeva la partita, il primo tempo una Roma che poteva benissimo aver fatto un paio di gol se ci fosse stato Dzeko, nel secondo tempo è rimasto impassibile al predominio del Verona. È vero. Senti, un'ultima domanda sul calcio, perché poi abbiamo la Lega del Filo d'Oro. Ma non è tante volte che all'inizio di queste prime partite lui non aveva la certezza da parte di questa società che fosse rimasto, e adesso invece gliel'hanno data, lo hanno riconfermato e lui si sente più sereno e tranquillo? Ma no, io non credo, potrebbe anche darsi, ma io non credo a queste cose. Lui è un professionista, guadagna più di milioni e come tale lui fa il suo lavoro sempre e bene e al meglio cerca di farlo. Poi a volte ci riesce, a volte non ci riesce, perché un po' dipende da lui, ma un po' dipende anche, ricordiamoci, da chi va in campo, no? Se lui può dire certo, una cosa, perfetto. Quindi la responsabilità, come i meriti per una vittoria sono al 20% per un allenatore, anche nelle sconfitte sono al 20%, il resto l'80% va diviso tra chi entra in campo. Sono loro che giocano, non gioca certo Fonseca, chiaramente. Certo, quindi non credo a queste cose. Io credo invece che oltre a avere lui sta continuando a fare il professionista, non è un allenatore, ma non è mediocre nemmeno scarto, è un buon allenatore. Ricordo lo Shakhtar Donetsk che abbiamo incontrato un paio di volte contro Fonseca, e giocava un ottimo calcio per lo Shakhtar Donetsk, che era lo stesso calcio, guarda caso, che ha fatto far vedere nella prima partita di campionato del primo anno che stavamo noi proprio contro il Genoa, una Roma scintillante che faceva la 10 di gol con la 7, purtroppo ne prese anche 3. Allora, una preparazione inadeguata, però certo. Questo è quanto. Allora Massimo, innanzitutto ti arrivano altri saluti da parte di Luigi Basculli, che noi conosciamo benissimo. Caro, ti saluto, una bella le cose, e tu mi capisci, al volo non sono purtroppo andate bene. Mi dispiace moltissimo. E praticamente Luigi deve ritrovare la sua carica, la sua grinta, e poi di nuovo sarà con noi, io spero, nel più breve tempo possibile. E già sto pensando a un dibattito a tre tra me, te e lui, come facevamo ai nostri tempi. Sì, con molto piacere, guarda. Piacere, sì. Esatto. Allora, invece, per quanto ci riguarda, noi ci fermiamo un attimo, poi con calma sentirai anche te, perché adesso c'è la storia di Leo, che è un bambino, se non vado errato, di 3-4 anni, che purtroppo è nato con tante di quelle deficienze umane, che la sua vita era praticamente un calvario, ma grazie alla Lega del Filo d'Oro il cammino è ancora in salita, però ha avuto dei miglioramenti. E nonostante che, ripeto, ha delle lacune uditive, visive e sembrerebbe anche forse olfattive, con la Lega del Filo d'Oro si sta ricostruendo. Quindi noi ci fermiamo un attimo, sentiamo questo messaggio e poi di nuovo con te stavolta, però con l'attualità. Massimo, rimani in linea, grazie. Allora, lasciamo così Massimo Benso, noi diamo la Lega ad Osimo, diamo la linea, sono arrivato io, deve piovere, diamo la linea a Osimo, alla Lega del Filo d'Oro. Sentite questo messaggio che riguarda questo piccolo bambino Leo, perché è dai toni fortemente emotivi. Sentitelo un attimo, noi ci risentiamo tra un po', grazie.